Ciao a tutti amici collezionisti, bentornati nel canale, io sono Emiliano74, oggi siamo qui con la terza uscita della Street Fighter Collection. Ebbene ragazzi, come promesso, eccomi qui a recensirvi questa terza uscita che potete trovare in edicola, ahimè al costo di 12 euro, che era inevitabile che ci saremmo arrivati. D'altronde ormai questa è una caratteristica di queste uscite: la prima te la regalano, la seconda è accessibilissima, dalla terza in poi diventa un mutuo. Comunque, fortunatamente ho potuto indagare, anche grazie all'aiuto del mio edicolante, il quale mi ha confermato che le uscite principali saranno tutte quante messe in ordine, ossia le prossime che verranno fino a credo la decima o undicesima, adesso non mi ricordo di preciso quante sono, saranno i personaggi principali, quelli più storici, quelli che appartengono ai primi capitoli, di conseguenza quelli che io intendevo prendere. Così non dobbiamo star lì ad aspettare che dalla decima uscita alla 48esima esce l'altro personaggio a cui uno è interessato. Quindi per fortuna è stata strutturata così. Quindi diciamo che sì, verrà fuori una bella spesuccia, perché comunque a conti fatti almeno 10 o 12 li prenderò sicuramente. Quindi diciamo quelle 100 euro, 110 euro se ne andranno per questa collana. Però d'altra parte ragazzi, come dicevo, per quei due lì che abbiamo già visto nel canale, potete trovare anche la loro recensione, Ryu e Chun-Li, la qualità è veramente eccellente e continua ad esserlo anche nel caso di Ken, che andiamo subito a vedere. Il fascicolo qua ve lo farò vedere proprio al volo perché l'abbiamo già visto con gli altri. Qui sul cartonato non c'è nulla, è tutto uguale a quelli precedenti. Ok, qui che c'è niente, posto. Qui c'è la solita cartolina per fare l'abbonamento, non ci serve. Veloce spulciatina al libretto qui, biografico, perché comunque qui c'è tutta la biografia del nostro Ken, la sua storia, le sue origini, ben disegnato devo dire, quindi molto ben fatto anche il libretto qui. Vedete, c'è l'altezza, il peso, tutte queste cosette qua, insomma ragazzi, vedete qui la genesi, come per gli altri, né più e né meno. E quindi questo è ecco, il suo artwork fatto molto bene, vedete? Molto artistico. Ok, quindi non ci interessa più di tanto, perché tanto alla fine quello che ci interessa è la miniatura, che come dicevo anche stavolta mantiene una qualità veramente alta. Eccola qui. Eccoci qua. E questo che ce l'hanno messo a fare? Non si tiene che sì. Okay. Eccola qui. Guardate un po'. Che dire, veramente molto bella, veramente molto bella, in una delle sue pose più iconiche, come che facevo, Ryuken, credo, è tanto che non ci gioco, sono sincero. Comunque, vabbè, sono ricordi d'infanzia che non possono mancare nella mia collezione. Guardate qua, dettagli al top, ci sono molte sfumature anche sulla tuta, come potete vedere queste parti più scure, quindi i dettagli non sono stati lasciati al caso, ma ognuno sta dove deve stare. Guardate anche le venature sui piedi, c'è anche la scultura delle unghie, quindi piccole cose tutte al posto giusto. Qui forse vedete i capelli leggermente tendenti al verdino, ma perché è un effetto proprio della fotocamera questo, quindi posso assicurare che sono gialli, biondi, come era il nostro Ken. Qui c'è la palla infuocata, vedete? Molto molto bellino. Eccolo qua, guardate anche il volto, come ben definito, non ci sono sbavature.
tutto molto preciso e curato. E quindi ragazzi, con questo che andiamo a mettere qui insieme a Chun-Li e Ryu, siamo arrivati alla terza uscita. Tra 2 settimane uscirà Guile, se non sbaglio. Vediamo un po' perché non ci ho badato. Raccogliamo il cartonato. Eccolo qua, sì, esattamente. Quarto fascicolo più personaggio di Guile. In questa pose devo dire anche molto figa, sempre a 12 euro. Quindi poi dopo di Guile avremo Sagat. Questo mi piaceva tantissimo, mi ricordo lo usavo forse perché un pelato come me, ma mi piaceva, vabbè, a parte che all'epoca i capelli ce li avevo, però forse, non lo so, già sapevo che prima o poi sarei diventato come lui, quasi come lui, perché lui c'ha i muscoli, io ho la panza. Comunque vabbè, ragazzi, eccoci qua, dai, bando alle ciance, scherzi a parte, fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa collezione, se la state facendo anche voi. Noi ci vediamo ad un prossimo video, vi invito sempre ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, e cliccare sulla campanellina, lasciare un like e tutte le solite cose del caso. Va bene ragazzi, ciao a tutti e alla prossima.